Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Overlands. Siamo in partenza, stiamo andando in Umbria a trovare una coppia di amici, quindi andiamo! Buongiorno! Siamo arrivati a Bastia Umbra, finalmente a casa di Matteo e Rossella. Cin cin. L'inizio del weekend. Cin cin. Allora, a parte l'impiattamento che comunque è soggettivo, però vorrei farvi notare come parte il weekend culinario. Pranzo è terminato, ora ci facciamo un bel giro a Spello, che abbiamo visto da lontano, è spettacolare, bellissimo. Allora, Rossella mi ha appena detto che Spello è il paese dove il giorno del Corpus Domini fanno l'infiorata, quindi tutto il paese si riempie di fiori. Il problema è che noi adesso siamo a dicembre e quindi fiori non ne vediamo. Matteo mi ha detto che a Spello cucina tipica, come si chiama il ristorante? La Stalla. Come si chiama quella pizza? La torta al testo, che non è una pizza, quindi mangeremo polenta, pizza focaccia, torta al pesto che non al testo, il coccio al miele che è formaggio al miele, cotiche e fagioli e una serie di altre cose tipiche assisine, assisesi, assisane, umbre. Dopo una mangiata ignorante di quelle cose buone tipo polenta, salsiccia, agnello, volevamo fare un giro in notturna ad Assisi. Il problema è che faceva un freddo boia, quindi abbiamo desistito. Però stiamo... Primo giorno del weekend in Umbria si chiude qui. Sono stanchissimo, andiamo a letto e domani mattina facciamo un giro a Spoleto. Ciao, buonanotte. Buongiorno. Buongiorno. Dormito benissimo, adesso però mi sa che serve la colazione. Si parte, andiamo a Spoleto. Che energia! Spoleto, quanta ragazzi! Rocher al pistacchio. Sì, lo so, faccio schifo. Rossella ha comprato un po' di cioccolata e gli hanno dato una 20 euro falsa. È andata al tabaccaio per comprare le sigarette e gliel'hanno detto. Meno male che gliel'hanno cambiata. Chiostro chiuso, dove c'è un caffè all'interno. Sembra un circolo letterario, ci potrei passare le giornate qui. Mannaggia piove, il giro finisce qui. Sì, ma c'è sempre lui davanti, però no! Vai, batti, capra zero, vai. Oh, ma perché non me lo spazza? Guarda che sta sempre lì davanti. No, stavolta t'ho fregato.